Ciao a tutti ragazzi, oggi faremo questa piccola e semplicissima casa moderna. Iniziamo! Cominciamo facendo un muro in argilla rossa in avanti, lungo 2 e alto 4. L'ultimo cubo di altezza lo allunghiamo sempre in avanti di 2 e dall'ultimo cubo facciamo una fila verso destra, lunga 5. Sul sesto cubo facciamo una colonna fino a terra, sostituendo anche il cubo nel terreno. Infine, allunghiamo in avanti la colonna di 2 cubi, sostituendo anche i cubi nel terreno. Lasciamo un cubo libero davanti alla colonna e un cubo a sinistra facciamo un'altra colonna, questa volta in quarzo, alta 3. Partendo da davanti alla colonna, facciamo all'ultimo cubo di altezza una fila in lastre di quarzo lunga fino al muro in argilla rossa. A sinistra della colonna, invece, facciamo un muro in argilla nera, lungo 2 e alto 3. L'ultimo cubo di altezza lo allunghiamo verso sinistra di 2. Poi, partendo da sopra il primo cubo in argilla nera messo, facciamo una fila dello stesso materiale verso destra, lunga 4. E l'ultimo cubo lo allunghiamo in avanti di 3. Torniamo all'ultimo muro fatto in argilla rossa. Lo allunghiamo di altri 2 cubi. Poi sostituiamo i 3 cubi del terreno davanti all'ultimo cubo del muro con una fila sempre in argilla rossa. A sinistra dell'ultimo cubo ne sostituiamo altri 2 e poi nella stessa direzione facciamo un muro lungo 4 e alto 4, sempre sostituendo i cubi del terreno. In questo spazio facciamo una finestra in vetro nero alta 2 con sopra una fila in argilla rossa. Allo stesso modo facciamo dietro all'ultimo cubo un muro in quarzo, lungo 3 e alto 3. A sinistra dell'ultimo cubo facciamo una colonna. Poi a sinistra della colonna facciamo una fila di 3 cubi, facendo sul quarto cubo un'altra colonna. Nello spazio sopra la fila facciamo una finestra in vetro nero, alta 2. Partendo un cubo a sinistra dall'ultima colonna fatta, facciamo all'indietro un muro in quarzo, lungo 11 e alto 3. Davanti all'ultimo cubo facciamo una fila in assi di quercia scura, lunga 2. L'ultimo cubo lo allunghiamo verso destra di 5. E un cubo davanti rifacciamo le 2 file in assi di betulla, entrambe lunghe 1 cubo in più. Un cubo dietro la fila lunga 5 invece ne facciamo altre 2 dello stesso materiale, lunghe 6. Sopra la prima fila in quercia scura facciamo una finestra in vetro nero alta 2. Sopra la finestra facciamo una fila in lastre di quarzo, rifacendola un cubo davanti alla parte più lunga della finestra. Mettiamo le lastre anche sopra tutti gli altri muri in quarzo fatti. Davanti a questi 2 muri, però, la rifacciamo anche un cubo davanti. All'interno della casa togliamo uno strato di terra, in modo da scoprire i cubi dei muri che avevamo sostituito al terreno. Lo strato sotto, invece, lo sostituiamo con un pavimento in abete. Infine, a questi 3 cubi aggiungiamo un cubo ciascuno. Mezzo cubo più in alto rispetto alle lastre di quarzo che abbiamo messo prima, facciamo un soffitto con lo stesso materiale. In questo punto mettiamo una fila di scalini d'abete e dietro di essa facciamo 2 file in mattoni di pietra, lunghe 5. Infine, intorno alla casa sostituiamo la terra con lastre di roccia. Mettiamone 3-4 file. Adesso vi faremo vedere l'arredamento, semplice tanto quanto la casa. All'esterno abbiamo aggiunto qualche cubo di lana colorata davanti alla casa. Poi
Poi, su ciascun lato abbiamo aggiunto queste enormi caramelle natalizie, fatte con cubi di lana rossa e bianca. Infine, a fianco all'entrata, abbiamo messo questa fila di lastre con sopra delle foglie. Adesso passiamo all'interno. Sulla sinistra abbiamo la cucina, fatta con cubi di quarzo e pannelli di vetro bianchi con tappeti sopra. Non mancano le solite aggiunte presenti in ogni cucina, come fornace, distributore, tramogge e banco da lavoro. Mentre abbiamo qualche piccola decorazione aggiuntiva come botole di ferro, pulsanti e questa sbarra di ferro. In questo angolo abbiamo un bel letto triplo circondato da qualche strato di neve, mentre sul muro abbiamo un piccolo insieme di quadri. In questa zona invece abbiamo un grande divano angolare, fatto con scalini di quarzo, con ai lati un baule e un cubo di abete, con sopra delle foglie. Davanti al divano abbiamo un piccolo tappeto rosso e bianco, illuminato dalla luminite posta sotto. Non mancano altre piccole aggiunte come le botole che fanno da scaffali, le librerie e queste piccole piante teste. Speriamo che questa piccola casa vi sia piaciuta, ricordate di lasciare un like e di iscrivervi se non l'avete già fatto. Noi ci vediamo alla prossima casa, ciao!